dire, non sai che dire, siccome forse ci lo sono sentiremo, dei momenti in cui lo Stato deve dire via dal forse lo sentiremo, siccome forse lo sentiremo più avanti, voglio farvi risentire le cose che ha detto l'ex militante anti-berlusconiano, chiamiamolo così, Piero Ricca l'altro giorno. Ma Piero Ricca, ma chi è tornato alla Pascale, è tornato in piazza e ha fatto delle domande alla Pascale, per me domande assurde, allucinanti alla Pascale, domande incredibili. Cazzo di lavoro non so, fa, non me ne frega niente che lavoro fa Piero Ricca, qualcuno di voi se lo ricorderà. Ricca contro Pasquale, ce l'abbiamo, è Pascale, non Pasquale. Contro la Pascale, ex fidanzata di Berlusconi, lesbica, eccetera. Lesbica, vabbè, mica in senso negativo. Lo dice lei, lo programma lei, 420. Vai. Ricca Pasquale. Lesbica quando abitava con Berlusconi? Solo una curiosità. Sì, certo. No, ma non mi dica lesbica come se fosse un insulto, perché non lo è. Perché la vive come un insulto? Perché lo dice lesbica. Saffica? No. Omosessuale? No, se vuole glielo spiego. Mi spieghi? La mia bisessualità non l'ho mai nascosta alle persone care della mia vita. Che cazzo c'entra la domanda? Lei era già lesbica quando era con Berlusconi? Ma che cazzo te ne frega a te? Ancora. Fastidioso. Lei avvertiva un certo maschilismo. Non ho mai nascosto la mia bisessualità. Non c'è bisogno di nascondere. Quando Berlusconi stava essere con le bisessuali, avvertiva un certo maschilismo oppure no? Berlusconi non è stato con non è maschilismo. E se vuole dire qualcosa a Berlusconi, vada fuori a casa. Gliel'ho già detto. Ancora. Quando lei faceva i lecca-lecchi a Napoli, io facevo già le contestazioni a Berlusconi. Faceva gli spot col Calippo. Che cosa facevo io? Avevo 14 anni ed era una trasmissione di fanciulli. E non si chiamava così. E lei prima di tutto mi diede lei e non si rivolga a me con questo atteggiamento. Lesbica non è un insulto. Ancora. Si rivolga a me con questo atteggiamento perverso e maschilista. Non mi metta le mani addosso. Se ne vada, che il suo alito già dice tutto. Signora, lei acqua bianco, si pulisca. Ma sta zitta, coglione. Bianco cosa vuol dire? Vai, dimmi, che mi vuoi dire? No, lei che mi vuoi dire? Cosa vuol dire? Che mi vuoi dire? Ripetilo ancora. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire bianco? Sei un deficiente. Signor Piero Ricca, che però è andato un po' a rompere i coglioni lì alla manifestazione. Allora, eravamo con Valeria da Modena. Valeria da Modena, 79 anni. È totalmente inutile, Ricca. Valeria da Modena, dopo lo chiamiamo, 79 anni, che è scandalizzata dalla mia frase do ut des. Tutta Zangrillo. Zangrillo. Chiamiamo Ricca, vai col telefono, Mamma mia. Piero? Eccolo. Guarda, io non ho capito una cosa. Uno è libero di fare tutte le domande che vuole alla Pascale. Ma bisogna risentire sto solito buffone? Spiegami, chi ha insultato la povera Pascale? Ma chi è che sta parlando? Perché dobbiamo sentire l'unica cosa che lui ha fatto nella vita è quello di andare da Berlusconi sempre a fare il pagliaccio. Era sparito da tutto. Sparito da tutto. È ritornato perché ha attaccato, ha aggredito la Pascale. Ma che titolo ha fatto nella vita? Puffo, che cosa hai fatto nella vita? Ma che cazzo hai fatto tu nella vita, Ricca? Eri sparito per vent'anni, congelato per vent'anni, sparito, un miserabile sparito per vent'anni, diventato famoso solo per aver insultato Berlusconi. Soltanto la seconda cosa, tu quello che faccio non riesci nemmeno a capirlo fra diventato sette vite. Famoso solo così, per aver insultato Berlusconi una volta, volte, non ma sai neanche pulirti il culo da solo e vai a rompere le scatole alla povera Pascale, non si capisce perché. Pirlacchione, non sai non nulla hai combinato di me, un cazzo in vent'anni, niente, tu eri sparito, niente. Sparito dalla circolazione per fortuna. Ma che cosa hai prodotto nella tua vita? Che cosa hai prodotto nella tua misera vita? Che cosa hai prodotto? Ma tu non sai neanche pulirti il buco del culo nemmeno in 10 vite. Cruciani, lo vuoi fare smettere? Ma che cazzo hai fatto? Hai scritto un libro? Hai prodotto qualcosa? Lascia, non sai pulirti da solo quello il buco che del faccio culo. Io tu non sei in grado di capirlo, di pensarlo, scusa, di immaginarlo. Giri come uno straccione, per le piazze a rompere i coglioni alle persone. Per la tua questo mente solo ridicola. Sai fare, giri Cruciano, vestito come uno
smettere, se no vi attacco. Aspetta, perché al telefono sei in studio così è facile. Aspetta, pirlacchione, sei anche un codardo, vieni a dirmelo in faccia queste cose. Ma certo, così che dico, sei uno straccione che gira le piante. Scusami, Piero, è sempre facile così. Piero, sei stiamo calmi. Allora, la situazione è so che fa parte del tuo circo. No, non c'è nessun circo. Parlare a tutti i registri, a tutti i livelli. Posso parlare però, a scusami, Piero, di garbo, di razionalità, o posso scendere al livello di quel pirlacchione e dargliele di sana pianta pure al telefono, metaforicamente parlando. Se ti incontro, Parenzo, non avrai il coraggio, come sempre, di dirmi niente. Come quando ci incontravamo per strada, stavi in silenzio. Ma sei un poveretto. Scusami, Piero, fermi tutti un attimo. Piero, scusa un attimo. Allora, però la domanda, al di là della, la polemica era sul fatto che tu in 20 anni, cioè negli ultimi anni, non ti sei fatto vedere e sei spuntato in piazza con la Pascale fino a prova contraria. Poi magari hai fatto grandi cose, io questo non lo so. Allora, la libertà è sempre imprevedibile perfino a se stessa. Essendo un uomo libero, io posso parlare, non parlare, stare in silenzio, intervenire, non lo devo rendere conto a nessuno. Certo, chiaro, a differenza vostra, io non devo renderlo conto a nessuno. Anche noi non rendiamo conto a nessuno, non ti preoccupare. La libertà, allora, annotatevi questa non venire a fare lezioni di libertà. È scomoda, provocatoria, irriverente, imprevedibile perfino a se stessa. La libertà di insultare la Pascale. No, aspetta, ma che ne sai tu? Allora, andiamo, soltanto uno con la mentalità da schiavo scambia una critica per un insulto. No, però scusa un attimo, andiamo al punto. Allora, tu hai diritto di andare in piazza dove c'hanno delle altre persone a dire a urlare, quello, ma non è un lavoro, è un delirio. Tu quello che faccio io non lo capirai mai, quindi allora, evita di pensare, perché non ci riesci. Aspetta, fermi un attimo, Piero, scusa un attimo. Ma cosa fai tu? Con me il furbo non lo fai. Cosa c'entra dire alla Pascale? Lei era già la domanda era questa. Lei era già lesbica quando era con Berlusconi. Che c'entra? Scusa. Ma infatti. Che c'entra? Okay. Spiega. Frega. Parenzo, sta in silenzio. No, sta in silenzio, lo dico io. Chi se ne frega di sta roba? Forza, di sta dimmi. Domanda del cazzo che ha fatto. Devi stare immobile come uno stilista. È un provocatore. Dimmi, Ricca, dai. È uno straccione provocatore. È un povero straccione. Giù un attimo, rispondi. Non sei in grado nemmeno di capire chi sono, con chi stai parlando. Dimmi il senso di quella domanda, però. Rispondi a questa cosa qua. Dimmi il senso di quella domanda. Benissimo. La signora Pascale ha frequentato nella vita ambienti intrisi di maschilismo, da Telecafone ad Arcore. Ma non è la tua opinione, è la mia. Se mi fai la domanda a me, ti dico la mia opinione. Ho capito, ma il maschilismo non funziona, è che così? C'è maschilismo, allora, ho capito, ma non è una prova. Calmo, non è una prova. Sto finendo di risponderti. Dimmi. Una donna che ha quel profilo biografico, secondo me, non secondo voi, secondo me, non ha la titolarità morale per divenire e proporsi alla piazza progressista arcobaleno come paladina dei diritti delle donne, degli omosessuali, delle minoranze, come titolare, non è titolare di proporsi come paladina e come di nessun valore positivo. Allora, perché lei viene da valori che contraddicono gli ideali che sbandiera adesso. Sua signoria Ricca, con i soldi adesso fa la paladina delle donne e dei diritti. Non funziona. Allora, scusami un attimo, se e sua maestà non lo capisce, zitto. No, Ricca, non fare matto adesso. Fermo un attimo. No, ma sono lucido e razionale. Allora, fammi rispondere. Con gli imbecilli non si può ragionare. Fammi rispondere. Prego. Qui non c'è nessun imbecille. Fammi rispondere. Allora,
allora la situazione. No, Parenzo, sì. No, 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 lascia perdere. Parenzo, tu sei il furbacchione Tu puoi dire tutto quello che vuoi, a me non me ne frega un cazzo. E tu lo straccione, ma nemmeno io di voi, straccione. Benissimo. Allora, posso dirti una cosa? Allora, tu hai dato per scontato. Sento un rumore di fondo. In questa critica che hai fatto alla Pascale, tu hai dato per scontato una cosa: che Berlusconi sia maschilista. Primo, cazzata pazzesca, cazzata spaventosa. La tua opinione, non ma la certo, mia. Assolutamente. L'ambiente intriso di maschilismo. Che vuol dire l'ambiente intriso di maschilismo? Vuol dire che un vecchio puttaniere che comprava la compagnia delle donne. Benissimo, cosa quando che non una è vietata, di quelle donne che è stata a casa sua e si è fatta piacere quell'ambiente, si propone come paladina delle donne, io vado in piazza senza il vostro permesso e dico la mia. Sì, ma non ho capito, anche fosse dico come hai detto, che anche... è una volgare e ignobile opportunista. Va bene, va benissimo. Dico che è una falsa paladina. Sì. Dico tutto questo nell'esercizio della mia libertà di pensiero. Ma assolutamente tu sei libero di dire quello che vuoi. La differenza è questa: anche fosse stato così, la follia della ragione contro la mediocrità e la stupidità di Parenzo. Però scusami, Ricca, fosse anche come dici tu, fosse ma anche che lavoro fa per lui? Aspetta, un di attimo solo, fammi replicare quello che ha detto. Fammi replicare. Ma di cosa vivi? Non però sei degno neanche onesto di rivolgermi la parola, Parenzo. Ma hai un lavoro infatti onesto, quando mi vedevi in giro onesto non parlavi alla radio. Ma a fai distanza un lavoro fai onesto, il cuor di leone, Parenzo. Fosse anche vero codardo quello che dici, fosse anche vero quello che dici, Ricca. Ma codardo di che una ma persona, ti ma che ti frega? Profumo. Allora, fosse anche vero quello che hai detto, uno potrebbe anche aver vissuto una vita precedente e poi andare in piazza a battersi per. Fosse anche vero, ma e certo, non è vero quello che hai detto, certo, uno potrebbe andare. Non è vero. No, ma non è vero. Primo, perché non la parola vero puttaniere tu la intendi in senso negativo, e invece a me, se uno paga per una prostituta, non me ne frega assolutamente nulla. Dunque, Berlusconi può fare quello che vuole, e non è che ma quello. Ma chi è stata in quell'ambiente? E beh, che ha c'entra? Quell'ambiente? Non può essere poi a favore dei gay. Non può essere i soldi di papi, e che, perché? Ma non venga e a fare perché la paladina progressista. Perché a me non piace, glielo dico. A me piace, non glielo dico. Qual è il problema? Ma che te ne frega a te se uno prima ha frequentato l'ambiente che dice poi invece fa la paladina del matrimonio gay? Qual è la contraddizione? Dov'è la contraddizione? Me lo spieghi dov'è la contraddizione? Tutt'altro, perché quello, se era anche un ambiente promiscuo come tu dici, al contrario era molto più vicino al mondo gay di quanto uno potesse immaginare. Ma che dici? O al mondo delle coppie gay, eccetera. Lei ha detto che la bisessualità l'aveva praticamente detta anche a Berlusconi. Allora qual è il punto? Non capisco. A me, se hai finito di fare la domanda inizio a farti la risposta. Dimmi, forza. Va bene? Va bene? Allora? Io sono convinto di questo e te lo ribadisco. Forse qualcuno perché sei pieno di pregiudizi. Stai sì, ma in silenzio. No, il silenzio lo dico io. No, io non sto in silenzio. La signora Pascale, per la sua storia di vita, per me rappresenta dei disvalori che dovrebbero essere colti come tali anche da molte donne. Ma tu di cosa vivi? Di cosa vivi tu? Ma di cosa vivi? Perché ha vissuto in quell'ambiente dove le donne venivano usate. Ma usate che? Non l'ha mai denunciato. Ma usate che? Non l'ha mai contattato. Ma usate che? Ma usate cosa? Quando? Perché? Quando compri la compagnia erano delle donne, consapevoli, le donne persone consapevoli che andavano da Berlusconi per un do ut des, compagnie, forse qualche volta in cambio di regali. Allora. Ma lei si vada a godere i suoi soldi. Ma che del te ne frega paparino a te? Ma che te ne frega a te? Apparire come paladina e futura candidata del PD. Ma uno fa quello che vuole, ma uno fa candidata di me. Ma anche lo fosse, guardate, ricordo la sua storia. Ma quindi annuncio alla vostra radio che lei sta puntando alla candidatura alle europee del PD. Vedremo. E i militanti progressisti arcobaleni sono pronti a votarla. Probabilmente, a mia opinione, la regia è di mai Silvio, che si fa delle grandi risate a casa con i popcorn. Scusa, poi non ha capito che cosa vivi, la però di cosa vivi tu dentro come ti l'arena progressista. Quello come che faccio io, mangiare tu, Parenzo, non sei in grado nemmeno di capirlo. Perché, dopo non aver rotto il coglione a Berlusconi a te, un paio di volte, non cosa devo fai rendere puffo, conto il a te, puffo. Parenzo, scusami, pagliaccio. Scusami, ma almeno, Ricca, hai messo su famiglia, c'hai qualcuno che ti vuole lascia bene. Secondo me sei un povero straccione. Pieno di vita, sei uno straccione, pieno di ideali, pieno sei un di povero amici, straccione che bellezza gira le piazze urlando. Ho una vita bellissima che tu non sei in grado neanche di capire. Non ti cagava più nessuno. Meravigliosa, scusami, i miei sì, amici te l'ha detto sanno, pure la Pascale, piena di contenuti, pure, piena di reali, piena di bellezza. Non sono ma un
quale bellezza che come sei un cesso a pedali. Scusami, quale bellezza. Non sono un imbecille come te. Scusami, ringrazio il Signore ogni giorno una vita, per non essere come te. Scusami, ti ha detto pure che puzzi, Ricca, la Pascal ti ha detto pure che ti puzza l'alito. Tu sei un imbecille che credi a una diffamatrice. Vedi quanto sei stupido. Lo vedi ti puzza l'alito pure. Credi a una diffamatrice che voleva soltanto distrarre l'attenzione dalle mie giuste critiche. Si è dovuta mettere la mascherina perché l'hai distrutta, ti puzzava l'alito, ti puzzava. Mi sei avvicinato come uno straccione. Credi alla Pascale che mi diffama per distrarmi, ma certo che e distrarre ma non i cretini come non te dalle mie giuste critiche. Ma è vero che ci avevi diffamatore, credulone, non capisci niente, è una vita infame. Scusami, è vero che ci avevi l'alito pesante o no, come ha detto la Pascale? Basta che ti lavi i denti meglio. Certo, vuoi saperlo? Sì. No, io no. Tra i due sì. Non eri in piazza. Tra i due sì. Si allontanavano tutti quando ti avvicinavi. Ma questa è una cretinata da imbecille di strapaese come te. Perché neanche alle osterie puzzavi, di fuori avevi quella tita. Io se ti avessi ti avrei dato 2 euro per lavarti. Ti avrei regalato uno spazzolino da circo. Facciamo così. Ma nemmeno facciamo più al circo ti vorrebbero. La prossima volta ti regalo uno spazzolino e un dentifricio. Credi alla Pascale e alle tue sciocche informazioni. Piero, scusami un attimo, ma per chi voti adesso tu, per curiosità? Così, per curiosità. Probabilmente non ho ancora deciso e forse non voterò, ma questi sono fatti miei. No, perché hai votato alle ultime elezioni? Perché hai votato alle ultime elezioni? Non ho votato. Senti, ma quando tu dici che lei faceva il lecca-lecca là, il lecca-lecca a Napoli, che male c'è anche là? Perché gli hai detto in senso dispregiativo? Ecco. Ti spiego, se ricordate, ma voi non ricordate, a Telecafone ha iniziato la sua carriera. Ottimo, Telecafone. Anni, forse ne aveva qualcuno in almeno più. Lei ha una carriera, tu hai seguito Berlusconi, poveretto, rompendogli i coglioni. Lei andava a fare delle capriole, lì forse ha scoperto la sua vocazione per diventare paladina delle donne, capito? Qual è il problema? Poi ha studiato nel centro studi di genere di Arcore, ha preso il master ed è diventata idola della sinistra. Ma io non me la prendo tanto con lei. Aggiungiamo questo elemento, ferma questo è più sofisticato, attenzione, magari Cruciani lo capisce. Sei fissato, sei. Lei fa il suo fa il suo mestiere, è un ipocrita che vuol fare la paladina. Me la prendo con quella piazza di progressisti che l'ha accolta, ma perché uno accoglie chi vuole? Nessuno ti ha cagato, però. Perché la sua storia non l'hanno allontanare te per il fetore. Non volevano allontanare te per la puzza che emanavi. Vabbè, ma ognuno questi progressisti ben pensanti adesso vuole avere il figliolo, è pronta per andare da Fazio e questo presepe perbenista continua a perpetuarsi e i militanti progressisti arcobaleno sono pronti a votarla alle europee. Ti piace questo? A me no, glielo dico. No, ma questo d'accordo, diretta, però benissimo. Ricca, io la critico. No, io la critico. Io la critico. Voi non avete il coraggio di dirla. Io sono libero, ma voi che non c'entra? Lo siete. Ma se io questo non lo penso, ma che cazzo dici? Ma se io non lo penso. Dobbiamo parlare dei contenuti della mia critica, non di delle mie qualità o dei miei difetti. Ma è un delirio, Parenzo, non è una critica. Sei un denigratore. Scusami. È tutto razionale. Parenzo, sei un denigratore prezzolato interessato. Prezzolato. Prezzolato significa pagato da per stare lì, è pagato per stare lì a farsi insultare da mezza Italia. Ma che c'entra? Io no, non andarti a fare in culo, pagato per mandarti a fare in culo. Però non soffro di alitosi come te almeno. Tu sei non un imbecille, credi alla Pascale, e tu lavati il tuo livello denti, di e comprati una giacca dignitosa. Hai capito? Straccione, tu sei un imbecille che ti formi alle forme sbagliate che tu non riesci che vai a capire. Alla manifestazione per avere un po' di visibilità. Sei proprio l'ultimo grado dell'intelligenza, guarda, rappresentato Ricca, da Parenzo. Guarda che le mie critiche alla Pascale sono molto diverse. Lei quando parla della destra omofoba eccetera, secondo me quelle sono tutte minchiate. Cioè quelle sono tutte puttanate, non Beh, il fatto che una no, il fatto che uno sia fidanzato, che è stata fidanzata con Berlusconi, che è bisessuale e che ha preso i soldi da Berlusconi, e poi a te che te ne frega con i soldi di Babi? Se quella ha preso ma dei soldi da Berlusconi, a te che cazzo te ne frega? Ma se li vada a godere, ma uno fa quello che vuole con i soldi. Proprio non ce la fate. Secondo me Parenzo non ce la fa per suoi limiti. Tu invece fai finta di non capire perché devi alimentare lo spettacolo. È un gioco delle parti. A me va mi bene. Sta sul cazzo per quello che dice la Pascale, ma non per quello che era. Per quello che dice, mi può stare sul ma cazzo. È la tua opinione. Vabbè, ho capito, ma che c'è? Ma la tua è una cosa antropologica.
politica. La tua è una cosa lombrosiana, no, quasi. Siccome è stata con Berlusconi, non può fare la militante gay. Morali. No, ma non voi dire cazzate. Siete privi di organi morali. Non posso fare un trapianto perché non si può e ancora. Quale sarebbe la tua moralità? Che la Pascale non può andare a una manifestazione. Vedo le contraddizioni stridenti delle biografie delle persone e le indico, le critico. Ma la tua non c'è perché non hai biografia. La tua non hai biografia, quindi non c'è un cazzo da dire. Sulla tua non c'è nulla da dire perché non c'è biografia. Sei un banale, sei un depensante, non capisci niente. E cerchi vieni a dirmele in cosa trovi? Quello cose. Che contestò Berlusconi, guarda qua, Ricca, scodinzoli, Piero, Ricca, Piero, ma che scodinzolo, ti sputo e ti profumo, guarda qua, ti sputo e ti profumo, guarda qua, facciamo un test, Ricca, se tu apri Piero Ricca, trovi semplicemente che è diventato famoso per aver contestato Berlusconi, fine, quello che fine, faccio io non fine, sei in grado nemmeno di capirlo, perché sei quello che ha detto Buffone, fatti processare, sei troppo stupido, solo in un circo come quello della hai detto zanzara, buffone. Allora ti spiego chi è Ricca. Imbecille, lo so, Ricca, idiota, scusa, stai pagando allora, per farti insultare, qui stai lavorando aspetta, adesso. Ti spiego, ma guarda chi è Ricca, che almeno lui lavora per qualcosa. Dunque aspetta un attimo, Ricca, scusa un attimo, il problema fondamentale è che tu dici che Berlusconi è un puttaniere, che c'è di male a pagare per una donna? Spiega, ma fosse anche così, qual è il problema? Perché lo dici con disprezzo? Non riesci a cogliere quello che dico. Puttaniere hai detto a Berlusconi, puttaniere in senso di e allora? No, ma il caso Berlusconi lo possiamo affrontare in un altro momento. Stiamo affrontando il caso Pascale. Vabbè, il caso Pascale è andato in piazza, no? Perché ognuno fa il cazzo che vuole. Una dai. Signora che ha preso i soldi da un vecchio miliardario allora? Dentro quella ma gente che lei. Tutta Italia ma conosce. Ma beata lei. Beata lei ha vinto la lotteria di Arcole. Vabbè, fosse ma anche tutto così. Può fare, secondo me, tranne che la paladina dei diritti delle donne. Perché? Lo capisci o no? Se non perché? Lo capisci, buon per te. Ma perché non lo può fare? Non ho capito qual è il problema. Te l'ho già spiegato. Ma se uno è convinta, è convinta a torto. Poi magari tagli, ma se uno no? È no, non taglio niente. E poi tagli ma siccome quello che vuoi, no? Ma siccome è convinta, va bene, ma siccome è convinta, scusami un attimo, ma siccome lei è convinta sbagliando che i gay siano discriminati in Italia, sbagliando, può dire quello che vuole. Qual è il problema ma col suo passato? Ma possono dirlo tanti altri più credibili, non vabbè, per te non è credibile, per molta gente non è credibile. Sì, per me non lo è, gliel'ho detto io, mica gliel'hai detto tu. Ma sono no, io a per carità, tu gli hai detto... Si crea lei, un problema che uno no, è libero di esprimere la tua, lesbica, proprio voi. Lei era già proprio lesbica. Tu, Cruciani, no, ti fai un problema a dire io, se uno in piazza, non io, al telefono, va a dire le sue opinioni? Ma guarda che... Che diventa un avvocato al contrario, della Pascale, come dieci anni fa era l'avvocato di Reppa? Al contrario, allora, che era avvocato di chi? Era avvocato di chi ero? Star zitto, ero, quell'imbecille ero avvocato di Parenzo. Io non sono questo avvocato di nessuno. Ti spiego chi è questo poveretto. Questo poveretto qua girava durante il periodo berlusconiano con un impermeabile sporco che è sempre lo stesso. Eccolo come fa. Andava lì e diceva Sgarbi, ma non ti vergogni, Sgarbi gli sputava perché Sgarbi una volta gli ha sputato addosso, giustamente. Lui andava lì a provocare, faceva Sgarbi, ma non ti vergogni, quello lo mandava a fare in culo, finita la gag, è diventato famoso con me per non questo attacca, non sei diventato con me in non faccia queste cose lecchino, ma quando vuoi lecchino, ma quando vuoi lecchino, stai certo, pagato per vuoi. Fare il pagliaccio per farti insultare scomparso. Nell'ordine la sua gag era quella di andare da questi, rompere so i coglioni, venire preso a calci nel culo da questi perché Sgarbi quando lo ha preso vedo, a calci in culo in faccia, Sgarbi lo ha preso a calci in culo, Sgarbi lo ha preso a calci in culo, e vuole scappare. Cosa fa il coniglio? Cosa fa il coniglio? Quando Berlusconi lo querela, lui dice quando il coglione di Ricca dà del buffone a Berlusconi, Berlusconi lo querela e lui dice no, io gli dissi buffone, perché non aveva neanche un coglione, non hai avuto neanche il coraggio di dire buffone. Ricca, imbecille, pirlacchione da circo, andato male. Ti saluto Piero, a presto. Grazie, ciao, avanti tutta, ciao. Ciao. Lavati i denti. Perché usare ticket? Nulla, assolutamente nulla. Dopo l'intervento del signor Ricca, signor Piero Ricca. Forse non sono stato, devo chiedere scusa perché forse sono stato poco incisivo nell'argomentare
Che cosa penso davvero di Ricca? Penso che Ricca sia una fogna umana, no, che negli anni del aspetta, sì. No, poi ci sarà nelle, sì, prossime volte, avrà, sì, modo di replicare, sì, che negli anni del berlusconismo, sì, è diventato famoso perché inseguiva delle persone per strada, sì, con una, certo, telecamerina, anche segnano Sgarbi, dei Fede, movimenti, certo, sì, certo, Fede, chiunque, sì. Ho commesso un errore, non è Sgarbi che gli ha sputato, è Emilio Fede, Emilio Fede. Al quale tutti noi dovremmo dire grazie e chiedere scusa. Dovremmo dire grazie perché quel gesto perché liberatorio, grazie, dello sputo dall'alto, sì, ha nobilitato quel povero imbecille che nel ventennio berlusconiano, non avendo un lavoro, non avendo una professione, a me mi potete attaccare per tutto, ma io un lavoro e una professione e un titolo ce l'ho, quindi non mi rompete. Quel povero mendicante di informazione andava in giro vestito come uno straccione, e non è una colpa, sì, e a molestare le persone, letteralmente, ma perché? Perché ti mandava ai matti, sì, ti inseguiva, come Sgarbi, no, cioè, usciva dalla macchina, sì, andava per i fatti suoi e è arrivato l'omino dell'audience, pregiudicato. Ovviamente se uno ti urla per strada pregiudicato, ti giri e ringrazia il Dio che non ti tirano una sberla. Senti, sentiamolo un attimo, me lo ricordo, forse, sì, ce l'abbiamo. Ringrazia il Dio, dico, perché ce l'abbiamo, Ricca Sgarbi. Senti un attimo, Ricca Sgarbi. La condanna per truffa? Solo per la condanna per truffa. Si chiama? I carabinieri. Siamo una stella. Siamo contro una stella. Dai, niente, grillo. No, ci sono tre persone. Cosa me ne importa? Io sto dicendo che lei è un truffatore dello Stato. Bravo, sì. Non sto difendendo Mastella o Grillo, ha capito? La differenza, sei fatto bello davanti alle casalinghe di Voghera. Pagato da chi? Pagato da chi? Pagato da chi? Da Berlusconi. Ma cosa c'entra Berlusconi? Testa di cazzo. Pagava chi? Pagava. Lavoravo e glielo pagavo. Non che lo diamo a nessuno. Mai dato. De Pasquale. De Pasquale. Una volta ha preso un sacco di soldi da Berlusconi, non vale, era un servo, ma non è stato un servo del partito azienda, non era stato servo dei soldi, se n'è andato, non se n'è andato, tu sei il partito, se n'è andato, zucca vuota, se n'è andato. Va bene, abbiamo in collegamento con noi, prima di tornare agli ascoltatori, un grande nemico dell'utero in affitto, incredibilmente